La Calabria stremata, inaridita, sfiancata dalla quotidiana pressione del virus sui suoi ospedali, rischia di trovare l'inciampo delle restrizioni dopo un'estate senza regole in ammollo nella zona bianca. Da lunedì la regione potrebbe ripartire dai limiti, comunque morbidi, della fascia gialla, che prevedono il cambiamento di poche abitudini per provare a tenere chiuse quelle vene principali che nutrono il virus. Resteremo liberi di uscire anche di notte. Il coprifuoco è stato definitivamente abbandonato a giugno, di passeggiare e di spostarci senza l'incubo dei confini geografici, ma sarà necessaria la rigorosa applicazione del nuovo galateo sociale, ricordandosi che le mascherine diventerebbero obbligatorie anche all'aperto. La cabina di regia si è affacciata su indicatori decisionali aggiornati alla 14 settembre, con un dato di incidenza cumulativa di 84,8 casi settimanali per 100.000 abitanti e soprattutto con aree mediche al 17,4% di occupazione e terapie intensive al 10,7%. Tutti gli indici oltre la soglia di rischio, uno scenario matematico che renderebbe inevitabile il passaggio nella zona delle restrizioni più blanda, quella caratterizzata dalla tonalità gialla, appunto. Ma il ministro Roberto Speranza non ha deciso, si è preso altro tempo prima di firmare l'eventuale ordinanza, anche perché i dati dei posti letto disponibili che la regione comunica al ministero non sono pubblici ed è possibile un eventuale aggiustamento del dato contabile. In fondo non sarebbe la prima volta. Certo, nel frattempo le rianimazioni sono tornate sotto la soglia, ma purtroppo l'esodo è legato principalmente a decessi di pazienti. L'ultimo ieri nell'area critica dell'Annunziata di Cosenza, che hanno riportato il tasso di occupazione all'8,62% e dunque fuori dalle restrizioni, che servirebbero proprio ad evitare pressioni sui servizi assistenziali e di conseguenza su un personale medico che attende invano rinforzi.